Le occasioni per accrescere la propria cultura finanziaria sono davvero sempre ghiotte per chiunque voglia saperne di più. Siamo all'Hotel Charlie di Pesaro. Banca Pesaro, gruppo BCC, ha organizzato una convention dal titolo La trasformazione digitale, i trend che definiranno il futuro dei servizi finanziari. Già dal titolo si comprende come si tratti di questioni decisamente innovative che difficilmente vengono affrontate tutti i giorni. Sicuramente l'occasione è propizia per capire di più, perché la digitalizzazione è un processo che utilizza l'informatica e non è da confondere con l'uso dell'informatica, per esempio, per quello che noi facciamo tutti i giorni con le operazioni bancarie tramite home banking. Direttore, il titolo dell'incontro che tra poco inizierà è La trasformazione digitale, i trend che definiranno il futuro dei servizi finanziari. È un titolo impegnativo. Sì, è un titolo molto impegnativo che però necessariamente le banche e tutto il sistema bancario deve perseguire, visto che poi cosa che sta già avvenendo negli altri settori industriali, quello che è già avvenuto. In particolare stasera si parlerà di digitalizzazione, l'importanza della digitalizzazione, di come poi interpretare i dati e l'utilizzo dei dati nel sistema finanziario. Come vi dicevo, sicuramente un percorso tortuoso per il sistema bancario, soprattutto perché poi i nostri interlocutori principali sono i clienti, i risparmiatori, e già quando si parla di finanza è già complesso del suo, perché poi ci deve essere un'empatia, una fiducia che deve nascere tra la banca e il cliente. Poi quando gli comincio a parlare anche di strumenti nuovi, innovativi, in cui non tutti siamo così preparati, diventa ancora più difficoltoso. Però è una strada obbligata, è una strada che però alla fine porterà sicuramente benefici per tutti, sia per la banca ma anche per il cliente. Cioè, questo qui cosa permetterà? Permetterà in primis di sviluppare ancora di più la relazione con il cliente, dare importanza alle cose importanti da mettere a fuoco quando tu hai di fronte un cliente. Questo indipendentemente che sia risparmiatore oppure un prenditore di fondi o l'impresa stessa, anzi per le imprese questo è un percorso che già conoscono, perché già da tempo per loro la digitalizzazione dei dati, l'informatizzazione del dato è una cosa che già è avvenuta ed è sempre più, si sta sempre di più perfezionando nel tempo. Non da ultimo si parla sempre di più di intelligenza artificiale, no? Perché spaventa un po' questo termine, perché sembra no, oddio, adesso cosa ci potrebbe succedere. Invece, anzi, utilizzate nei modi giusti, come deve essere utilizzate, è un altro strumento di ausilio, di supporto per lo sviluppo futuro della tecnologia, ma soprattutto a servizio dell'industria, dell'impresa e anche del risparmiatore. Sempre usato con intelligenza, come dice la parola. Una banca come Banca di Pesaro è molto radicata sul territorio, così come tanti altri istituti. Chiaramente il fatto che ci sia questa radicalizzazione sul territorio non viene assolutamente messa in discussione attraverso la digitalizzazione. No, anzi, questa rafforza il ruolo della banca del territorio, la banca locale, perché innanzitutto dimostra ancora una volta come le BCC, questo però grazie soprattutto anche alla nostra appartenenza a un gruppo bancario solido, e stasera il relatore è proprio il responsabile del gruppo bancario per quanto riguarda la digitalizzazione, dimostra ancora una volta come le BCC siano in movimento, un movimento continuo, proficuo e sempre poi a servizio del territorio e della comunità in cui lavoriamo. Ovviamente il concetto di digitalizzazione non va confuso con informatizzazione vera e propria, perché noi siamo già abituati a operare con le banche tramite home banking, tramite computer, ma sono due cose diverse. Sì, sono due cose abbastanza diverse, nel senso che tutti ormai siamo abituati a no, correre la banking, fare le operazioni sugli ATM, sui bancomat, sulle macchine self e quant'altro. Qui invece si fa un passo in avanti, qui si vuole invece è più lato rapporto, dove si cerca di interpretare al meglio tutte le informazioni per poi, come tra virgolette, sfruttare per fare una consulenza adeguata a 360 gradi al cliente, conoscendolo anche forse meglio di quello che potrebbe essere un semplice rapporto, no? One to one, ma questo qui rafforza l'apertura e la relazione con il cliente, sicuramente. Sì, anche perché visto dalla parte del cliente significa saperne di più. Sicuramente saperne di più, saperne, soprattutto si apre anche la banca a questo punto, no? Perché molte volte sembra che non ci sia un rapporto paritario, no? Quando si parla tra istituti di credito e cliente, un cliente alle volte si sente un pochino
inferiore, ma questo non è assolutamente vero. In questo momento la banca si apre con questo modo di fare nuova banca, di digitalizzare, di conoscere il dato, per poi per fare cosa? Per cercare di trovare soluzioni più consone al profilo, in questo caso non so, profilo di rischio del cliente, quindi dargli degli strumenti adeguati alle sue capacità di risparmio, oppure consigliarlo soprattutto bene nelle sue scelte finanziarie, che ad oggi sono fondamentali, perché noi molte volte confondiamo, no, che la scelta finanziaria, uno dice no, l'acquisto di un semplice titolo, ma va al di là, cioè la banca ormai è diventata un vero consulente, deve affiancare il cliente nelle sue scelte, che vanno anche dalle cose più importanti, dalla scelta dell'acquisto di un immobile, nei patti successori, patti di famiglia e quant'altro. E qui la banca di Pesaro ritengo che sia in grado, grazie, come vi dicevo poc'anzi, alla partenza a un gruppo solido, a mettere a disposizione una serie di strumenti capaci di soddisfare a 360 gradi il cliente. Però ci vuole un'apertura, cioè ci deve essere molta trasparenza, questo vale sia per la famiglia ma soprattutto anche per le imprese, che saranno sempre più chiamate anche loro ad avere un'apertura verso il sistema bancario, soprattutto dimostrando le capacità di stare sul mercato con strumentazioni adeguate, piani finanziari adeguati, budget e quant'altro. Cioè non bisogna fermarsi più al vecchio bilancio, no? Arrivava il 31-12 il bilancio d'esercizio, no? Qui si parla di qualcosa di diverso e di importante. Comunque non vi nascondo che molte volte si pensa, no, il tessuto nostro territoriale, imprenditoriale, di piccole imprese, ma sono piccole imprese molto vivaci. Vi assicuro che le imprese si stanno sempre di più strutturando, questo grazie soprattutto anche alle politiche nazionali che negli anni si sono susseguite, ma soprattutto anche delle politiche regionali e la presenza anche di strutture importanti come potrebbero essere anche i consorzi di garanzia o quant'altro, che hanno messo a disposizione delle imprese strumenti importanti in cui le banche poi fanno da trade union per portarle sul mercato. E poi in ultimo, direttore, è vero che si parla sempre, quando pensiamo al tessuto imprenditoriale italiano, a piccole e medie aziende, però c'è un'evoluzione, perché arrivano i giovani sicuramente con una cultura maggiore rispetto al passato, e quindi questo percorso che si sta facendo a diversi livelli per aumentare l'educazione finanziaria, nello stretto proprio significato del termine, sicuramente è proficua e porterà dei risultati. Sì, hai detto una parola importantissima, educazione finanziaria, no? Perché poi se ne sta parlando tanto, ma si sta muovendo proprio tutto il sistema, anche a livello, qui parliamo internazionale, anche la Banca Centrale Europea, l'Istituto di Vigilanza, la Banca d'Italia stanno investendo veramente tanto su questo concetto di educazione finanziaria, che è alla base poi di tutto, delle scelte future. L'altra cosa importante è il passaggio generazionale. E prima si veniva più da un'azienda artigiana dove l'imprenditore faceva tra virgolette un po' tutto, invece adesso ci sono persone che si iniziano ad andare sul mercato e nell'esempio tante start-up innovative che stanno aprendo, dove ci sono giovani che escono da università, perché poi non dimentichiamo mai che il mondo universitario è la prima canale in cui sforna, passatemi il termine, persone nuove da mettere poi che sul mercato portano anche innovazione. E questo forse in Italia un migliore connubio, un migliore contatto tra le imprese e l'università andrebbe sfruttato, perché poi sono i maggiori centri di ricerca e da noi ci sono delle eccellenze, perché abbiamo due eccellenze veramente importanti qui nell'Istituto Marchigiano, anzi sono tre: l'Università di Urbino, Ancona. E poi c'è una grande università importante, che è quella di Camerino e Macerata, che veramente sono veramente importanti anche per le materie che vengono insegnate. Però visto che io non sono più vicino, voglio veramente qui ricordare l'importanza di avere l'Università di Urbino, che rappresenta veramente un centro di ricerca veramente importante. Noi da diversi anni stiamo collaborando con l'università e abbiamo avuto modo di apprezzare, non ce n'era bisogno, perché conoscendo le professionalità e i professori che insegnano all'Università di Urbino, questo dimostra ancora una volta l'importanza di avere questi centri di ricerca all'interno dei territori e non vanno assolutamente dispersi, cioè non c'è bisogno di andare a studiare sempre fuori o addirittura fuori dalla nazione italiana, ma quando abbiamo veramente dei punti di ricerca veramente importanti. Dottor Coppini, la digitalizzazione bancaria è un concetto nuovo che oggi voi svilupperete in occasione di questa convention. Sì, oggi parleremo in generale dell'economia digitale, faremo anche un po' di chiarezza su alcuni termini come digitazione, digitalizzazione, trasformazione digitale, perché sembrano dei sinonimi, digital disruption, innovation, sembrano dei sinonimi, ma proprio utilizzarli tutti allo stesso modo che fa fare degli errori. Allora oggi sono presenti anche delle aziende oltre la banca
e mi piace rappresentare un po' quello che è il glossario di riferimento per capire in effetti come l'economia digitale è nata, come si è evoluta, come è entrata, diciamo, nelle aziende, nelle organizzazioni e nella nostra vita di tutti i giorni. E allora io ne approfitto e le chiedo già qualcuna di queste definizioni, di potercela dare molto brevemente per chi seguirà la nostra trasmissione. Beh, diciamo che la digitazione o digitization, perché poi dovremmo fare un po' di uso di termini anglosassoni che in qualche caso aiutano, per esempio una traduzione specifica per digitization non c'è in italiano e questo alimenta ancora un po' la confusione, è un trend irreversibile, è il trend che prevede una conversione di qualsiasi contenuto di carattere, diciamo, analogico, quindi una foto, un testo, un documento, qualsiasi cosa, in un contenuto digitale. Ecco, è molto importante considerare che questo è un fenomeno e un trend irreversibile che ormai dal 1950 ad oggi ha trasformato in digitale un quantitativo di materiale e di documenti enorme fondamentalmente. Da lì nasce la digitalizzazione, cioè come adottare le nuove tecnologie e questa evoluzione della digitazione all'interno delle organizzazioni per migliorare il processo produttivo, un processo di distribuzione nei confronti dei clienti. Quando parliamo invece di digital transformation parliamo di un progetto per l'appunto di trasformazione, quindi deve essere chiaro in che cosa ti vuoi trasformare, non stai semplicemente mettendo un sito di e-commerce o migliorando un processo all'interno dell'organizzazione, stai veramente cambiando il tuo modello di business, stai cambiando il modo in cui vuoi dare valore ai clienti e qui la questione diventa molto più complessa e vedremo alcuni esempi. Una domanda magari così, che nasce da un'esperienza recentissima. Non più tardi di qualche giorno fa abbiamo assistito a un blocco delle situazioni informatiche che hanno riguardato i principali social, che sono andati per un'oretta completamente azzerati. Si è parlato di un danno nel Mar Rosso per quello che riguarda i cavi, ma questa digitalizzazione è legata anche a fattori che potrebbero un giorno portare dei problemi oppure no? A questo non c'è dubbio. Nel senso che poi noi dipendiamo fortemente da tutta l'evoluzione digitale. Questo è un tema che è al centro dell'agenda anche della Commissione Europea e anche della Banca Centrale Europea. Tant'è vero che le normative che stanno uscendo, in termini ad esempio di DORA, che è una normativa proprio sulla resilienza dei sistemi informativi, proprio per riuscire a garantire la capacità di saper affrontare qualsiasi tipo di shock. Peraltro la pandemia, e quindi il Covid-19, ci ha messo a dura prova. C'è anche un tema legato per esempio ai pagamenti digitali. Oggi tutti i pagamenti digitali tendenzialmente sono in mano a circuiti stranieri, quindi non c'è un sistema paneuropeo di pagamenti digitali e quindi questa è un'altra risposta che verrà data con l'evoluzione digitale e avrà un impatto enorme sia sulle aziende sia ovviamente sulle banche. Pensate all'introduzione dell'euro digitale. Un'ultima domanda, ha parlato di digitation, la prima cosa che ha detto. Digitization. Digitization, cioè la trasformazione dell'analogico in digitale. Però effettivamente nel nostro paese di carta se ne vede ancora tanta. E il nostro paese è parecchio indietro. Infatti, quando si parla di digitalizzazione in generale, uno dei temi centrali è pensare al tema della produttività. Il PIL italiano dal 1999 al 2019, nel periodo pre-Covid, dove diciamo così, a parte la crisi del 2008, possiamo considerare un periodo economico sostanzialmente tranquillo, perché dopo il Covid chiaramente sono successe, come sappiamo, delle cose particolari, il PIL italiano è cresciuto del 7,9% a fronte di PIL di paesi come la Francia, la Germania e la Spagna che sono cresciuti del 30%, del 40%. Questo ritardo di seguire il passo di paesi come noi è dovuto proprio alla scarsa produttività che è cresciuta solo nel 4,9% nello stesso periodo e che tutti gli analisti considerano che è dovuta proprio all'incapacità dell'Italia di aver saputo sfruttare le potenzialità della trasformazione digitale, quindi c'è tanto da fare. Quindi lanciamo un'ultima piccola provocazione, benvenga lo speed. Beh, venga, esatto. Ah, beh, sicuramente l'identità digitale è un altro tema centrale nella circolazione dei servizi digitali anche all'interno dell'Europa. Digitalizzazione dei dati. Abbiamo compreso di cosa si tratta. Il concetto non è semplice. Le parole utilizzate che poi incarnano quelli che sono i contenuti sono altrettanto difficili, spesso mi sono anche impaperato durante la realizzazione delle interviste perché sono termini davvero complessi da comprendere, ma certamente il concetto principale è questo: tutto ciò che era analogico ed è analogico viene trasformato in dato digitale.
Perché? Per renderlo più accessibile, più facilmente fruibile da parte di tutti, ovviamente dagli operatori finanziari, da coloro che poi collaborano in prima persona con i cittadini come noi, e in secondo luogo dai cittadini stessi che grazie a questa tantissime informazioni possono sicuramente muoversi con più consapevolezza nel difficile mondo della finanza. Ringraziamo Francesco Mazzetti per la collaborazione tecnica, come sempre, qui dall'Hotel Charlie. Vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e continuate a restare su Rossini TV.